2021 continua, questa è davvero la fiera della ripartenza. Ci troviamo nella Hall 2 con il maestro Iginio Massari e Deborah Massari, responsabile marketing ma anche tecnologa ma anche pasticcera della Iginio Massari Pasticceria Veneto. Maestro, buongiorno. Buongiorno a voi. Bentornato, direi, in quella che chiamavo poco fa la fiera della ripartenza. Abbiamo intorno a noi tantissime persone, un po' esattamente come nel 2019. È vero, sì. Siamo in un ambiente che ci fa dimenticare quello che è stato fino a poco tempo fa, a parte le mascherine che ti richiama sull'attenti per ricordare che non è ancora passato ma ci abbandonerà. E questo Covid è un amico che non amiamo e perciò normalmente gli amici che non si amano si piantano. Maestro, noi ci troviamo all'interno di questo evento nell'evento che è ormai al suo secondo appuntamento. Come è nato? È nato tramite ovviamente host con Gloria Bianchi. Abbiamo guardato quello che si poteva fare ovviamente nel 2019 per dare uno sprint a un ambiente che aveva già avuto un grande successo, un ambiente a livello mondiale, perché vorrei ricordare che host a livello mondiale è la fiera più conosciuta per tutte queste novità, anche attraverso delle certificazioni, più che altro delle premiazioni su chi fa qualche cosa fuori dal cesto, fuori dal cesto della gallina, cioè un uovo particolare. E questo uovo è l'innovazione continua, dove richiama assolutamente che cos'è oggi l'impresa, che cos'è il risparmio, che cos'è riciclare il materiale per avere non dei prodotti meno buoni o meno efficienti, ma dei prodotti che sono innovativi in assoluto. Questo è host, siamo in un ambiente che direi che richiama la qualità in assoluto, specialmente nel mondo della tecnologia. Io amo la tecnologia. Beh sì, poi la tecnologia applicata alla pasticceria in questo caso riesce a mostrare la creatività espressa da chi naturalmente la tiene dentro e può appunto riuscire a far esplodere i sapori, i colori, i nuovi prodotti. Nel vostro caso, ecco, lei per i 50 anni di attività della pasticceria Veneto ha inventato anche due nuovi dolci. Quali sono? Beh, io non li ho inventati, qua c'è stata Deborah per il lingotto e Nicola, il figlio, per il panettone. Sono due dolci fuori dalla norma. Il lingotto d'oro richiama comunque la ricchezza dei 50 anni di attività, che è una ricchezza di conoscenze e di conoscenze poste al pubblico per regalare dei prodotti sempre migliori, per il semplice motivo che la qualità si rinnova giorno per giorno alle esigenze della gente. Tradizione non vuol dire fare vecchiume, ma essere attuali al momento che vendiamo il prodotto. E proprio per i 50 anni di attività voi vi siete ben spesi per un'iniziativa benefica. Deborah, di cosa si tratta? Sì, allora noi appoggiamo da chi è nata, ovvero da 5-6 anni, questa Onlus bresciana che si dedica al recupero, diciamo, di macchinari, di attrezzature per la pediatria, per il reparto di pediatria. Devo dire che è un'associazione assolutamente propositiva, nel senso che noi ci affidiamo e ci fidiamo di loro, perché ciò che noi doniamo poi lo vediamo veramente. Ecco, ci tenevo solamente a fare una precisazione tra Pasticceria Veneto e Iginio Massari, perché sono
anche se è la stessa persona, sono due cose diverse. La pasticceria Veneto è nata 50 anni fa, quindi nel 1971, e l'Aiginio Massari SRL è una startup perché ha 4 anni. È una startup e abbiamo iniziato appunto 4 anni fa con l'apertura di Milano la nuova espansione. È una startup con 50 anni di storia, quindi sembra un connubio un po' strano, eppure siamo così. Però, è giovane ma nasce già con tanta esperienza. Esatto, diciamo che l'esperienza è pasticceria, invece la startup riguarda tutto il lato imprenditoriale. Non è stato facile, però con l'aiuto anche di mio fratello, diciamo che siamo partiti con l'apertura di Milano, col subentro poi di una società, noi deteniamo comunque la maggioranza, quindi ci tengo questo a dirlo perché è un'impresa, diciamo noi, a conduzione familiare. Siamo quasi in 200 ad oggi, stiamo per aprire il 5° punto vendita e 11 pop-up store, quindi la gestione inizia a diventare impegnativa con 200 dipendenti, siamo strutturati a livello piramidale con dei dirigenti che si occupano del marketing, del retail, della produzione, dell'amministrazione. Devo dire che adesso è arrivato proprio il momento di iniziare a delegare e abbiamo capito sulla nostra pelle quanto sia importante trovare delle persone sulle quali affidarsi per potersi espandere. E avete aperto di conseguenza anche un punto vendita a Napoli. Sì, è un pop-up nella stazione centrale. È andato benissimo da subito, lì vendiamo dei prodotti preconfezionati, quindi trovate tutti i nostri lievitati, la biscotteria, i macarons, le praline, le torte da forno. Perché? Perché l'operatore in quelle location non può toccare il prodotto ma può solamente servirlo. Grazie Deborah, torniamo al maestro infine, proprio perché io devo farle una domanda che in tanti dall'altra parte si fanno. Talvolta nelle apparizioni televisive le appare piuttosto rigido, temuto se vogliamo, dalle persone che si mettono lì a lavorare per cercare di dare il meglio di sé e realizzare un signor dolce. Ma lei è così perché è un timido? È un falso timido? O davvero ci tiene per la serietà sul lavoro, la concentrazione e quindi riuscire a dare il massimo di se stessi per raggiungere il miglior risultato possibile? Io sono rigido perché non accetto che il lavoro sia fatto male. Noi possiamo prendere un asino, metterlo con 100 tenori, ma non è che impari a cantare, rimarrà comunque sempre un asino. Perciò ho perso delle energie per insegnare qualche cosa a qualcuno che non impara. Io dico, se ti presenti per fare un dolce, devi almeno conoscere i principi del dolce. Se non sei capace, vuol dire che non puoi avere un'ammirazione da parte mia. Io ammiro tutti quelli che sanno lavorare meglio di me. Mi chiamano maestro, ma se non fossi capace a farmi superare dei miei allievi, che maestro sarei? È vero, maestro. E allora noi approfondiremo una serie di temi legati alla sua esperienza, agli oltre 300 riconoscimenti ottenuti in 60 anni di attività, sulle pagine di orecanews.it e il fuoricasa in un prossimo futuro, con uno speciale dedicato a lei, alla sua visione della professione, alla sua vita. Grazie. Grazie a tutti voi. A presto. Grazie Deborah. Grazie a voi.